progetto di istituzione in consulta del quartiere Cappuccina. Prego, consigliere Franco. Sì, buonasera a tutti. Allora, istituzione in consulta del quartiere Cappuccina, direi che è abbastanza chiaro su una mozione. La mozione ricorda che il Consiglio Comunale, in data 28 settembre 2005, aveva dato via all'istituzione delle consulte di frazione, dando così nascita alle consulte della frazione Magna, Mocogna, Cisone, Montussolano e Cadice e del regolamento che le disciplina. La mozione sottolinea che l'istituzione delle consulte trova spunto nello statuto del regolamento comunale, che ha nel suo presupposto la volontà di promuovere la partecipazione democratica di tutti i cittadini all'attività politica amministrativa del comune. Il Consiglio Comunale nel 2007 dava via alla nascita di un'altra consulta di frazione, che è la consulta del Badoglio, portando così le consulte di frazione a 4. Si evidenziava che nella motivazione che ha dato via alla nascita della consulta di frazione del Rione Badoglio trovava come riferimento la connotazione di periferia con problematiche correlate alla distanza dal centro cittadino. Su questo vorrei dire due parole. Io non credo che ai tempi la motivazione fosse corretta, perché credo che il Rione Badoglio debba avere la sua consulta di quartiere per la sua specificità, non per una questione di distanza, perché il consigliere Bontano, con un noto esponente del quartiere Badoglio, non credo si sente isolato dal resto della città, anzi tutt'altro. Questo lo voglio sottolineare perché ho letto alcuni commenti appunto legati alla questione di distanza riferiti alla mia proposta, e non è un ragionamento in concetto di distanza, ma è una richiesta legata a un concetto di connotazione storica o comunque di crescita del quartiere. Poi si fa un breve riassunto sulla storia del rione. Si tiene appunto conto che il quartiere della Cappuccina si è sviluppato attorno alla parrocchia che è stata fondata dai padri Cappuccini, e anche su questo vorrei dire che trovo abbastanza scandaloso, forse una parola un po' forte, però che al giorno d'oggi non ci sia ancora nulla di veramente importante intitolato a Padre Michelangelo, che è stata una figura fondamentale all'interno del quartiere, ma potrei dire anche della città. E appunto questo lo trovo abbastanza scandaloso. E dopo si fa una conclusione dicendo appunto che la promozione di questa iniziativa nasce appunto per creare la possibilità ai residenti della Rione Cappuccina di partecipare alla vita amministrativa, sempre nel rispetto dei limiti che le consulte hanno, perché non sono un sostitutivo dell'amministrazione comunale, ma devono essere appunto un collante, diciamo, un riferimento per i cittadini residenti del quartiere nei confronti dell'amministrazione, nel rispetto dei loro. In conclusione, si chiede al Consiglio Comunale di impegnare l'amministrazione comunale a promuovere l'iniziativa amministrativa necessaria all'istituzione e alla successiva costituzione della consulta di quartiere Cappuccina su scorta di quanto previsto dal vigente regolamento. Ecco, io appunto concludo dicendo: nascita della consulta, sì, io so che in passato questo è stato un argomento già trattato appunto quando c'è stata la nascita della consulta del Badoglio, ma anche in altre occasioni. Ripeto, consulta sì, ce n'è bisogno, perché in questo momento il quartiere della Cappuccina sta vivendo un momento in cui un po' di appiattimento, ecco, mettiamolo così, era un quartiere molto vivace, c'erano molte iniziative. Questo credo che sia anche dovuto da un'evoluzione che ha subito un po' l'organizzazione della parrocchia e di tutte le strutture che ruotano intorno alla parrocchia. C'è bisogno di un gruppo di persone di buona volontà che abbia voglia e intenzione di mettersi in gioco, di creare qualche iniziativa, di coinvolgere la gente. Questo è lo spirito di questa mozione, è questo, nient'altro. Io ringrazio il sindaco e tutti i miei colleghi della maggioranza che hanno condiviso con me, cioè che mi hanno dato l'ok sulla proposta di questa mozione. Parto da me, poi anche da me, quello che ha detto il consigliere. Perché? Perché non è la distanza che fa
non è la distanza dal centro che isola un rione, perché la definizione è rione Cappuccina e rione Valdese. Non sono né frazioni né quartieri, sono due ben distinti. Ben distinti perché hanno una loro attività sociale che in tutto il resto della città, cioè che è pari a quella delle frazioni. Ne avevo parlato anche quando abbiamo discusso sulla questione della prologia. Il Valdese e la Cappuccina hanno la loro parola prima di tutto. Che la loro fa sul territorio con le loro attività pastorali. Ha un gruppo di volontariato che fanno feste, carnevali, manifestazioni, recite, iniziative per bambini, per anziani, per tutto, che altre che lo troviamo nelle frazioni, ma lo troviamo sicuramente in città. Quindi è un'attività sociale che si distingue da tutto il resto. E queste sono le cose, diciamo, che esistono già da sempre in queste due regioni e che esistono sempre nella situazione e si differenziano molto facilmente da tutto il resto della città, che già in tempi era divisa in quartieri, c'erano le comunità di quartiere che sono state un fallimento e avevano portato anche al fallimento delle attività che si facevano in questa azione. Quindi da lì poi l'esigenza di avere nelle frazioni con i frazionisti, quindi si sono riproposte le prime consulte, perché non si sono più chiamate le comitati, c'erano, si è dettato il nome di consulta, e poi abbiamo fatto, io avevo sostenuto allora la gestione del Valdese, che non ricordo più chi l'aveva sostenuta per la cucina. Allora l'amministrazione Marinello decise di sì per il Valdese e di no per la cucina, con quale motivazione sinceramente. Però noi partimmo, io ho fatto questi impegni per due mandati e da allora le cose sono notevolmente cambiate. Perché quello che è la normale amministrazione in Domodossola, in centro, nelle frazioni non è normale amministrazione. Non si riusciva, perlomeno prima, a far tappare un buco, per fare un esempio banale, non si riusciva a fare la pulizia delle strade, perché non era strada. Non si riusciva a fare niente di normale amministrazione, quindi tutto quello che per l'amministrazione normale è amministrazione. In più ci sono stati degli sviluppi notevoli, di parco sempre del Valdese, noi come consulta del Valdese abbiamo anche come tutte le altre consulte, basta andare a vedere negli atti, come dicevano prima, potrete vedere dei verbali che allora venivano consegnati e poi questo sarà poi un progetto di discussione che faremo in futuro, perché le consulte dovrebbero tornare a fare i verbali e portarli in consiglio comunale, in comune, in modo che i consiglieri vedano le attività che si svolgono in consulta, cosa che non succede più. Questa è una cosa che io, tra parentesi, poi la porterò. Ha fatto tantissime cose in collaborazione con comunque. Una per tutte la fognatura del Valdese, partita dal 2007, l'iter, finita quest'anno, partita la fognatura finalmente a gennaio. Tutto questo iter è stato praticamente gestito tutto dalla consulta, sia compreso andare a convincere le persone sul tracciato, perché se andavano quelli della consulta riuscivano ad ottenere, poi se andavano quelli del comune o di Gravo assolutamente non ottenevano neanche il passato. Quindi abbiamo portato il campo di basket che è stato deciso qui, quando si è fatta l'ANPA come doveva essere strutturata, cosa si doveva fare. L'ANPA sapete tutti che cos'è, si è fatto il Valdese, in contemporanea si è fatto un campo, un'area verde per bambini, in più si è deciso allora di fare un campo di basket ed è utilizzato da tanti ragazzi che li dormono. Quindi quelle sono scelte fatte dall'amministrazione ma in collaborazione con l'assenso della consulta. Poi il marciapiede, come è l'ultimo, l'avremmo dato in bici, però non esisteva un marciapiede. E questa continua sollecitazione da parte della consulta ha portato comunque ad avere tante cose, tante migliorie, tante cose che sembrano banali per tutto il resto della città, ma nelle frazioni non lo sono. Quindi io credo che, come dicevo anche per la prologo, è stata bocciata l'altra volta, anche questa volta io quando vedo delle persone che si rendono disponibili a organizzarsi
in una consulta per collaborare, io sono sicuramente favorevole. Vi chiedo come mai, e chiedo, questa proposta venga da un consigliere e non dall'amministrazione, perché tutte le altre consulte sono state istituite dall'amministrazione, quindi dal sindaco dello stesso. Questo è un po' un'anomalia, comunque va bene. Lo sentiremo. Grazie, signor Votano, ci sono anche interventi molto prego, consigliere. Anche stasera dobbiamo parlare di altre cose. Parto dal consigliere Bottaro. Io credo che Bottaro ricorda bene quali siano state le motivazioni che portarono all'istituzione della consulta del Badulerio e il non accoglimento della consulta della cucina. Credo che lo ricorda molto bene. Si trattò di una scelta che mi trova perfettamente d'accordo. Il Badulerio aveva, per caso passati 12 anni, la sua specificità. Questa richiesta, scusate la mia provocazione, la vedo datata 18 aprile 2019, perché prima avevo avuto qualche dubbio che fosse la richiesta del 18 aprile 1970-60. Dico questo perché non vedo questo argomento che è stato al centro del dibattito amministrativo della nostra per parecchi anni, assolutamente né di necessità né tantomeno di attualità. Perché ritengo che la cucina, che ha sicuramente dei problemi dal punto di vista della sua amministrazione, ma non ha, mi conceda consigliere Rappo, delle particolarità specifiche per poter fare una richiesta del genere. Mi viene in mente un vecchio film, perché mi sembra veramente una scenografia di un film, per un pugno di dollari, in questo caso potremmo dire per un pugno di voti, ma è la mia maturità, è una mia semplice maturità. Cosa si potrebbe fare? Pur di andarsi a prendere qualche simpatia. Nel consiglio comunale precedente chiedemmo all'amministrazione i razzisti di una volta, cosa che ritengo, ripeto, superata abbondantemente. Pertanto, dobbiamo fare questa consulta di quartiere, di frazione, a parte il fatto che, come ha giustamente illustrato prima, la differenza tra frazioni, quartiere, rione e notevole. Io la cucina la ritengo parte integrante del mondo vostro, quindi non lo va assolutamente di avallare, già me le immagino, eventuali liste per l'elezione del presidente della cucina. Ci troveremo la comunità di Patrizi, la comunità del Basso Versante Rione come regionale gregario col suo rappresentante, il rappresentante della Valle di Lucano, Pugliese e compagnia, ci così è l'occasione per contarci e vedere che siamo di più. Beh, mi sembra, concludo per non portare di rispetto ai napoletani, scusate, ma e dunque non credo che possa trovare, perlomeno da parte nostra, un accoglimento per i motivi che dicevo prima. A meno che poi la mettiamo a sorridere, visto che si tratta del CIO, come diceva prima, scelta dunque, prendiamo un emendamento, facciamo pure la consulta per la giorno sera, il passo piano Magna. Ripeto, cerchiamo di conoscere il Badulerio e per il suo riconoscimento, perché già all'epoca aveva delle sue specificità. E sinceramente il distacco anche urbano era piuttosto all'epoca marcato. Sulla cappuccina, e ne sono abbastanza contento, credo che ormai il problema sia, ripeto, per l'ennesima volta superato, perché la vedo abbastanza inglobata a Domus. Dunque, chiudo, il nostro voto è contrario per i motivi che ho detto prima. Penso che tutto.
di essere stato chiaro e ribadisco, mi auguro soltanto che non sia una trovata, diciamo, pubblicitaria, va, per non dire altro. Grazie. Grazie, onestamente, perché non ho fastidio, è chiaro che lei in politica la pratica da molto più tempo di me, quindi molto più. Io non ho tutta questa malizia, tutti questi secondi fini. Se lei è convinto che la mia richiesta nasca per accaparrare qualche voto in più, se vuole le do anche la notizia, credo che probabilmente il prossimo giro non mi candiderò neanche, quindi non voglio farla rimanere male. Mi auguro che stanotte dormi ancora, quindi ringrazio il consigliere Bottani invece per aver colto in pieno lo spirito della richiesta, perché appunto Cappuccina e Baduriere comunque sono abbastanza similari appunto per comitati, carnevacea, c'è già dell'attività sul territorio, quindi ha capito benissimo qual è il termine. È stata una delle prime cose che ho detto riassumendo la mozione, è stata di non ragionare in termini di distanza. Il consigliere Mauro questo non l'aveva capito. Chiedo al consigliere Montano di dirmi se secondo lui il Baduriere è più lontano o più vicino dal centro di Domo. Fate voi i vostri ragionamenti, giusto per riassumere l'intelligenza del suo intervento. Grazie consigliere, prego consigliere. Sì, prego. Prego consigliere Confini. Allora, il Movimento 5 Stelle è sempre molto disponibile a qualsiasi forma di partecipazione attiva dei cittadini alla vita politica della mia istituzione. In questo caso anche il comune molto piccolo che è Domo Dossola racconta un po' più di 100.000 abitanti. Ci dispiace pensare che comunque la Cappuccina non si senta rappresentata e quindi chiediamo all'amministrazione magari di farsi anche portavoce dei bisogni al di là della formazione o meno della consulta. Mi unisco a quanto già detto da Botaro, nel senso che le consulte dovrebbero però essere degli organismi che partecipano attivamente alla vita politica, che dovrebbero però relazionare rispetto a quanto fatto e dovrebbero avere rapporti comunque con tutte le formazioni politiche, in modo che si possano apprezzare l'attività del territorio, ma anche farsi carico delle eventuali proposte che possono avanzare tutti, quindi sia la maggioranza che l'opposizione. La Cappuccina per anni è stato comunque un luogo, ripeto, ho detto che la Cappuccina, quel dibattito, è stato oggetto di grandi anni, anche sotto forma razziste, non incentivato in nessuna forma attuale. Ho detto che è stato parlato in italiano, ok? Tanto per chiarire, non c'è nessuna intenzione di, poi giustamente ognuno è libero di interpretarla con loro. Altri interventi? Prego, non si vede come dire. Io non provo. Allora dico una cosa nella dichiarazione di voto, nonostante le parole del consigliere Mauro. Perché noi? Perché noi abbiamo proposto a questa amministrazione una serie di forme di partecipazione dei cittadini, tra cui anche il bilancio partecipato, tutte bocciate in questi due anni, come le varie proposte che abbiamo fatto. A volte viene il dubbio perché le proponiamo noi, allora vengono bocciate. Però, va bene così. Se uno poi fa riferimento alla partecipazione dei cittadini, quello che a questo punto noi riteniamo che rimane fuori solo una piccola parte della città, perché quasi tutti hanno una rappresentazione, una seconda rappresentazione.